Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale in quello che sarà un bilancio di metà anno in cui vi parlo di come stanno procedendo le mie letture. Risponderò ad alcune domande come: quali sono i libri che fino ad adesso mi sono piaciuti di più? Quanti libri ho abbandonato? E in generale quanto ho intenzione di leggere ancora? Diverse domande. Ho per questo video riesumato un book tag trovato su YouTube. Tra le altre cose non ho neppure letto tutte le domande, quindi saranno alcune una sorpresa anche per me. Spero che vi possa piacere questa modalità di fare un bilancio, considerando che solitamente facevo una classifica di tutti i libri letti. Infatti, se mi seguite da un po', saprete che è mio solito fare a metà anno e a fine anno una tier list in cui riordino i libri da quelli che mi sono piaciuti di più a quelli che mi sono piaciuti meno. Quest'anno credo che lo farò solo alla fine dell'anno e non anche a metà. Spero che per il momento vi basti che io risponda a queste domande. Direi che posso partire subito, tra l'altro ve le lascio anche qua sotto nel primo commento se volete rispondere anche voi e farmi sapere come stanno procedendo le vostre letture. Prima domanda: quanti libri hai letto per ora e quanti pensi che riuscirai a leggere in totale quest'anno? Per il momento ne ho letti 37 e in generale speravo di riuscire ad arrivare almeno a una quarantina di libri, quindi sono leggermente sotto a quello che mi ero premessa di leggere, però la verità è che ho letto anche molto meno rispetto a quanto ho letto gli anni scorsi. Infatti solitamente a questo punto dell'anno ho letto circa una cinquantina di libri, per arrivare poi alla fine avendone letti 100. Quest'anno, questo 2023, mi sono proposta invece l'obiettivo di leggere un po' meno e in modo un po' più accurato, se così si può dire, scegliendo di non rimandare più tutti quei titoli lunghissimi che avevo in libreria e che stavo continuamente rimandando proprio perché sapevo che mi avrebbero occupato tantissimo tempo. È stato quindi l'anno in cui ho letto finalmente Il Conte di Montecristo, ho letto Il Priorato dell'Albero delle Arance, ho letto insomma dei librozzi belli grandi che sapevo mi avrebbero occupato tanto tempo e che mi avrebbero quindi privato la possibilità di leggere più libri magari, però comunque era insomma nei piani questo, quindi ho letto un po' meno, non in modo più accurato, nel senso che ho letto libri migliori, ma ho semplicemente scelto di leggere libri più lunghi rispetto agli anni precedenti. Sarà forse l'anno in cui leggerò anche It? Chi lo sa, chi può dirlo? Io spero di sì. In generale ho intenzione di arrivare a circa un'ottantina di libri letti entro la fine del 2023. Quali libri vuoi leggere entro la fine dell'anno? Allora, sicuramente ne vorrei leggere tantissimi, più di 40. Tra questi c'è It di Stephen King, che sto rimandando da davvero troppissimo tempo. Mi piacerebbe leggere la trilogia della Città di K, che anche in questo caso sto rimandando da un sacco. Vorrei leggere sicuramente Il manoscritto, C'era due volte e I labirinti di Tillier. Questi mi sono stati consigliati recentemente e mi piacerebbe riuscire a leggerli il prima possibile. E poi tutti i libri che mancano del gruppo di lettura, quelli sicuramente, ma non sono più tantissimi. Abbiamo ancora da leggere Via dalla pazza folla, poi Babel, che deve ancora uscire in italiano, ma spero arrivi presto, e poi un graphic novel. E questi tre sicuramente li voglio recuperare, li devo recuperare, insomma. In tutto ciò mi giro verso la libreria per vedere se ad occhio qualcosa che vorrei leggere. La verità è che se mi giro alle mie spalle e vedo i libri che ho in libreria, li vorrei leggere tutti. Però allo stesso tempo non voglio limitarmi in alcun modo, quindi in base al mio umore poi sceglierò più avanti. Comunque sicuramente voglio leggere molti più di 40 libri, chi lo sa. Magari riesco a leggere di più in questa seconda metà dell'anno. Peggior libro letto fino ad ora quest'anno. Allora, mi aiuterà sicuramente la mia agendina, che è come al solito quella della Moleskine che utilizzo per segnare un po' tutte le cose che devo fare e anche i libri che sto leggendo, e vado un attimo a sbirciare. Allora, sicuramente non mi è piaciuto il graphic novel Sleeping Beauties di Stephen e Owen King, tant'è che l'ho anche dato via perché non avevo proprio intenzione di tenerlo, ma proprio terribile, una roba che se avessi potuto avrei risparmiato tranquillamente il mio tempo. Sono rimasta molto molto delusa, ne avevo parlato al tempo nel wrap up. E poi La paziente silenziosa, che abbiamo letto insieme al gruppo di lettura Le Pagaie, anche questo libro mi ha delusa.
L'ho trovato scritto male e sicuramente tornassi indietro ne sceglierei un altro da leggere insieme, anche se so che è piaciuto a tanti, quindi in realtà le sue buone cose le ha fatte questo libro, però ecco, tornassi indietro ne sceglierei un altro. E poi basta, questi due sicuramente quelli che mi sono piaciuti meno, ce ne sono altri che mi hanno un po' lasciata così, però non a questi livelli, quindi sicuramente questi due. Quanti libri hai abbandonato senza averli finiti? Allora, per questa categoria nello specifico tengo nota, perché voglio fare anche quest'anno, alla fine dell'anno, un bel video in cui vi parlo di tutti i libri che ho abbandonato e perché. Per il momento mi sono segnata che ne ho abbandonato solo uno, però sono sicura al 100% di averne abbandonati di più. Infatti ho abbandonato anche quello lì. Non vi dico i titoli, vi lascio nel dubbio perché magari potrei riprenderli nella seconda parte dell'anno e dargli una seconda possibilità. Comunque nel tempo ho sicuramente imparato ad abbandonare i libri che non mi piacciono, che è una cosa che non riuscivo a fare fino all'anno scorso, banalmente, perché mi sentivo di deludere in un qualche modo, non so, l'autore che aveva scritto il libro, sperando che magari il finale poi avrebbe ribaltato completamente le sorti della lettura. E invece leggendo tanto ho imparato che è giusto dare tempo ai libri che mi stanno piacendo e non andarmi a infossare dentro letture che sento che mi stanno invece opprimendo, e quindi per questa ragione ho imparato proprio a abbandonare i libri e sono molto contenta. Comunque me ne sono segnati per il momento due abbandonati, ma secondo me sono molti di più. Miglior graphic novel, fumetto, manga letto fino ad ora quest'anno? Decisamente Turchina, che è questo graphic novel pazzesco con delle illustrazioni stupende, ma anche una storia molto molto forte, una storia vera, che parla delle origini del personaggio di Collodi, la fata turchina, che si ispirò al tempo a una donna che conosceva e che in un qualche modo, insomma, ha toccato le vite di tante persone. Bellissimo, commovente, ho pianto, meraviglia. Ne ho letti tanti di graphic novel quest'anno rispetto anche all'anno scorso e tanti belli. Questo mi ha colpito particolarmente. Quanti libri sono entrati a far parte della tua libreria dall'inizio dell'anno? Non so esattamente quanti sono entrati, sicuramente più di 100, però so esattamente quanti me ne mancano da leggere, perché ogni mese faccio il conto i libri non letti in libreria e al momento mi sembra che me ne manchino da leggere 125. Quale pensi sarà il tuo prossimo acquisto? So per certo che voglio comprare Exploding Africa, che è un saggio nel quale si va a analizzare un po' la situazione dell'Africa proprio a livello di dati, vengono date tante informazioni e ho bisogno di questo libro per rivedere un attimo il viaggio che ho fatto e dargli un significato anche economico e politico da un certo punto di vista, quindi sicuramente questo lo compro, però è anche vero che ad oggi che sto registrando mancano tipo 4 giorni al mio compleanno, quindi non si sa mai che qualcuno mi porti in libreria e mi dica puoi prendere quello che vuoi. In quel caso non so se possiamo ritenerlo il mio prossimo acquisto o il mio prossimo regalo. Vedremo come andrà. Comunque c'è una wishlist su Amazon dove vado a inserire ogni volta che mi interessa un titolo, quel titolo nello specifico, così da tenere traccia di ciò che voglio acquistare e se qualcuno mi dovesse chiedere che libro vuoi, io mando direttamente il link e lì c'è tutto. Alla fine c'è un regalo migliore di un buon libro? Non lo so. Una cena fuori forse. Di quanti libri ti sei liberata dall'inizio dell'anno? Allora, non so con esattezza il numero, credo circa una ventina, una trentina. C'è da dire che da che mi sono trasferita ho cercato di slegarmi un po' di più dall'idea di possedere il libro, di possedere tanti libri, perché so che tutta questa roba qua, se me la tengo, a un certo punto dovrò riportarla da dove sono venuta e significherà mille scatoloni pesantissimi da trasportare. Quindi nel momento in cui un libro non mi è piaciuto tanto, c'è qualcuno che lo desidera più di me, in generale via, me ne libero. Libro esteticamente più bello che hai comprato o ricevuto quest'anno? Sicuramente La Sirenetta nell'edizione di Mina Lima, ve ne ho parlato fino allo sfinimento, è un libro proprio molto bello, ma tantissimi anche graphic novel che quest'anno ho ricevuto, devo dire che sono pazzeschi a livello proprio estetico, sono dei gioiellini. Libri usciti di recente non ancora letti ma che vuoi leggere?
Sicuramente Il passeggero di Cormac McCarthy mi intriga un po', lo vorrei comprare e leggere, però forse l'ha comprato mio padre, quindi sto aspettando a metterlo anche sulla mia wishlist. Poi ne ho visto giusto uno questa mattina che ho detto, cavolo, mi piacerebbe prenderlo, però non mi ricordo più. È un libro che si vede tantissimo in giro, adesso lo cerco. Ah sì, il nuovo di Christelle Dabaut, questo qua mi piacerebbe leggerlo, magari mi piacerebbe anche registrarci un diario di lettura, vedremo. Comunque, questi qua. Prossime uscite più attese della seconda parte dell'anno. Babel, che dobbiamo leggere insieme al gruppo di lettura. Per il resto ho talmente tanti libri da leggere che per il momento mi sto concentrando su quelli più che su quelli che devono venire. Forse qualche continuo di qualche saga. Però devo dire che attendevo tantissimo la continuazione della casa, della nona casa. È uscita e io non l'ho nemmeno comprata perché chi l'ha letta ha dato delle opinioni abbastanza tiepide e quindi mi è passato anche l'hype per quello che attendevo da un bel po'. Per il resto, no, grandi attese, non me ne vengono in mente in questo momento. Miglior libro letto fino ad ora quest'anno. Veniamo alla parte succosa del video, quella che secondo me vi interessa di più, ovvero quali sono i libri più belli che ho letto quest'anno. Così, senza leggere ancora la mia agendina, il primo che mi viene proprio, mi balza in mente è Revolutionary Road di Richard Yates e Le correzioni di Franzen, che sono due libri che in un qualche modo io associo tra di loro perché sono proprio quell'americanata che a me piace tantissimo. E subito, se devo pensare ai libri più belli che ho letto quest'anno, questi due, decisamente. Però devo dire che è stato un anno dalle letture molto molto piacevoli. Sono riuscita a scegliere il libro giusto sempre al momento giusto, quindi anche i libri che oggettivamente hanno un valore più basso di Le correzioni e Revolutionary Road, nel senso che sono magari anche solo dei libri un po' piacioni, mi viene in mente tipo L'impostore di Martin Griffin, no? Cioè, comunque li ho apprezzati, no? Erano proprio il libro giusto al momento giusto. Se leggo così la lista dei libri letti, mi verrebbe da dire tutti, tipo Membrana di Kita Way, bellissimo, Clara e il sole di Shiguro, anche questo molto bello, Colpisci il tuo cuore di Melina Tombe, pazzesco, potrei mettere anche Il conte di Montecristo, però la verità è che mi sono resa conto nel tempo che il genere classico non è quello dentro il cui io mi sento più a mio agio, cioè ci sono tanti altri generi, per dire ultimamente il thriller, che mi fanno sentire più nella mia zona, nella mia zona di comfort, ma anche proprio di piacevolezza. E i classici invece sono dei libri che amo sempre leggere, perché Il conte di Montecristo è stato una enorme, gigantesca rivelazione, però ecco, non è proprio la cosa che preferisco leggere in assoluto. Mi sono trovata invece molto bene leggendo La porta lettere di Francesca Giannone, questo meraviglioso, oppure La figlia unica di Guadalupe Nettel, questo pazzesco, questo proprio da rileggere addirittura, Puzzle di Tillier, questo thriller stupendo, e questi sono i libri che mi sento di citare. Però anche qua vedrà il tempo che cosa rimarrà di questi titoli. Per dire, L'impostore citato all'inizio sicuramente non sarà in una lista definitiva dei libri che mi sono piaciuti di più, per carità. Puzzle di Tillier sì, se non mi faccio ammaliare molto di più da il manoscritto che voglio leggere nella seconda parte dell'anno. Vedremo. Comunque ho letto cose belle, molto belle, e da questo punto di vista sono estremamente soddisfatta. La nostra chiacchiera è finita, spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, vi abbia fatto venire un po' di voglia di leggere e vi abbia fatto venire voglia di scrivermi qua sotto un po' il riassunto della vostra prima metà dell'anno. Io aspetto appunto i vostri commenti, mettete un like di sostegno se vi è piaciuto questo video e se volete vederne altri, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e non volete perdervi altri consigli di lettura. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!